Grazie Isa del sub, grazie mille. Si comincia altra run della sigla. Battezzata anche Isa, grazie. Salutiamo Ilde, Jack, Gambero Ventoso, Bella, Davidea, Diseredato e anche l'uomo che ride immancabile. Buongiorno papà, bella di te, grazie a Jesus. È vero Izza, iscritta da 3 mesi, grande. Salutiamo El Muxux, dai. Eccoci qua per niente perché ho sbagliato il template e quest'altro. Bella, bella per tutti. Che fa oggi la Roma? non seguo il calcio. Allora, come va? Spero che siamo tutti qui dopo aver visto la live di AteoTube in cui ci siamo fatti un po' di cultura, abbiamo imparato un po' di cose e adesso siamo qui per dimenticare fondamentalmente a son di rutti perché parleremo dei veggenti nostrani, perché come tutti sapete c'è Medjugorje, no, con i 6 veggenti che hanno le apparizioni della Madonna e parlano con la Madonna, ma quello che non sappiamo, almeno io non sapevo, birra e rutti e Gesù esattamente, è che ce ne stanno tanti pure in Italia, sono un po' meno conosciuti, ma ce ne stanno parecchi. Allora io avevo deciso in realtà oggi di fare una live su proprio incentrata su Natuzia Evolo, di cui abbiamo parlato anche, e mentre cercavo però sono usciti tutti questi altri veggenti, ho fatto ma qua c'è proprio del materiale. Salutiamo anche Carlo G68. Allora non so se sentite, non trovo lavoro quasi quasi, faccio un pensiero pure io. Sì ragazzi, cioè è veramente una fonte di reddito non indifferente. Allora non so se sentite magari qualche disturbo sull'audio perché c'ho il ventilatore sotto, altrimenti muoio. Infatti non so quanto durerà questa live perché già sto a fare schiuma. Giovani stolti, noi abbiamo Minutella, c'è anche Minutella oggi, c'è anche Minutella nei video di oggi che ci farà fare un piccolo tour nella sua piccola Nazareth. Piccola Nazareth sarebbe quel luogo di culto che lui ha costruito. Ma non è che ha costruito lui, l'ha costruito perché gliel'ha detto la Madonna, in cui ha anche trovato l'acqua miracolosa, e lì ci fa fare un piccolo tour perché stava rispondendo alle accuse che diverse televisioni gli hanno fatto. Il ventilatore sulle palle, ottimo, un caldo della Madonna.
Sì, c'ho il ventilatore qui di lato che fa anche un rumore abbastanza orribile. Però forse settimana prossima arriva il condizionatore, quindi speriamo. Bella Valeria, buonasera. Infatti ieri pure non ho registrato il video perché col ventilatore non posso registrare perché sennò si sente il rumore del ventilatore. In più le luci, il caldo, cioè devo far video dentro il forno a microonde, non era proprio il massimo. Allora, per iniziare, io vi farei vedere, come dire, un po' la posa tipica del mistico che parla con la Madonna, anche perché questa poi verrà riprodotta da tutti gli altri veggenti non strani. Bella il mostro della Sarzanese, bella, bella, Mezzugorie. Lara Manant, bella, buonasera, benvenuta in chat. Allora, tra l'altro mi sono imparato finalmente a condividere in realtà la schermata direttamente del browser senza dovermi scaricare i video ogni volta. Infatti mi sono scaricato un cazzo, spero che funzioni e che si sentano gli audio, altrimenti siamo nella merda. Però se io faccio così, ok, ci sono. E poi faccio così, voi vedete, eh? E qua già stiamo un passo avanti. Qua già voi vedete il browser. Facciamo così. Il browser. Queste sono le pose tipiche del mistico. Come vedete questa, poi che abbiamo questa qui, eccola. Vedete anche il mouse che le indica. Insomma, come sto avanti. Queste sono le pose tipiche, eccola. Vedete? Dei veggenti mentre parlano con la Madonna. Che sono qui, queste facce qui. Questa Basita F4, questa qui, questa è Salvini, però. Queste sono le facce tipiche. Anche lui è un veggente di Međugorje. Vedete, qui sta parlando con la Madonna. Anche qui, Basita F4. Questa qui, vedete lo sguardo. Questi sono i veggenti, questa qui, eccola, gli agenti di Međugorje mentre hanno le apparizioni. E sono un po' queste facce qui, vedete, proprio in trance, no? Proprio rapite dalla manifestazione della Madonna, dal discorso che la Madonna gli fa. F4. Ciao, sono sempre Valeria con l'account di mio marito. Grande Valeria che mi segue con due account. E mi regala una visualizzazione in più. E queste sono più o meno, diciamo, ecco qua, vedete, gli sguardi tipici, diciamo quelli originali dei veggenti che parlano con la Madonna. Mentre adesso inizieremo con il primo veggente italiano, ovvero un certo Raffaele Ferrara, che possiamo vedere qua, che ripropone, eccole, ripropone un po' le facce tipiche, vedete. Vedete, già queste dicono tutto. Questo è il signor Raffaele. Grande, buona fede, grazie della sub. Grande abbonato con Twitch. Bravo, bravo, ti togliamo i soldi ad Amazon. Queste sono le facce, eccole, vedete, di Raffaele Ferrara che parla con la Madonna. Vedete, sono più o meno sempre le stesse. Però è la faccia tipica del veggente che è in crisi mistica e ascolta il messaggio. Abbiamo anche un'intervista per capire meglio chi è questo primo soggetto che andremo ad analizzare. Tipico nome del veggente. Lello, detto anche Lello. Ora io spero si senta l'audio, vediamo. Da scugnizzo a uomo di fede, la parabola di Lello Si Ferrara, il dovrebbe veggente sentire. calzolaio, il mistico analfabeta che non sa leggere. Inizia bene già, qui potremmo già chiudere. Il mistico analfabeta che non sa leggere né scrivere. Allora, fammi un po' aprire il mix perché forse l'audio del browser è un po' basso. Quindi noi lo andiamo ad alzare così. Il mistico analfabeta che non sa né leggere né E scrivere. scrivere, eppure sente di poter essere un tramite tra il cielo e la terra. Fatemi Oggi sapere se si Raffaele ha sente 49 bene anni, ne l'audio. aveva 19 quando nel lontano 1985 fu trascinato da una zia ad Oliveto Citra, la località campana. Grande Shiro Senin, grazie del follow e benvenuto in chat.
dove 12 bambini avevano detto di aver visto la Madonna. Era l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata. Quella che doveva essere una gita diversa dalle solite si trasformò ben presto in un'esperienza imprevista e inaspettata. Lo sguardo in alto, oltre il cancello che lo separava dal luogo in cui era apparsa la Madonna. Una luce, all'interno la sagoma di una donna con le mani aperte, come a voler abbracciare qualcuno. Non avere paura, le sue parole, amati. Seguite da una scia intensa di profumo che Lello e chiunque gli si avvicinasse hanno continuato a sentire per anni. Fu l'inizio di un percorso spirituale che non si è più arrestato. Raffaele, da allora, sostiene di vedere... Ma è un percorso spirituale che l'ha portato palesemente ad una paresi facciale, perché... ...di parlare con Maria, la regina del castello. Parole che lo hanno portato fino a Madre Teresa di Calcutta. Non sa nemmeno citofonare. Ma questa espressione mi ricorda un po' Andreotti dalla Pere, così, esatto. ...e ad essere il cuore di gruppi di preghiera. Oggi vive nelle Marche, continua a fare il calzolaio, è seguito da un padre spirituale e da quel giorno, di 20 anni fa, non ha più smesso di pregare. E Raffaele Ferrara... E ce l'abbiamo in studio, qui, Raffaele Ferrara. ...sostiene di vedere la Madonna dal 1985... E la cosa bella è che la Madonna, che appare a tutti questi veggenti, cosa fa? Qual è il messaggio? Cioè, cazzo, ti appare la madre di Gesù, Gesù l'incarnazione di Dio, cioè una figura elevatissima nel Pantheon cattolico, una figura elevatissima, cioè qui stiamo parlando proprio della Madonna, la cosiddetta madre di Dio. Qual è questo messaggio in grado di, che ne so, cambiare le sorti dell'umanità, darci una rivelazione così importante? Il messaggio è sempre: prega, digiuna e fai il rosario. E come vi avevamo preannunciato prima, è un esclusivo. Esatto, sì, su Rai 1, bene. In televisione e nemmeno in uno studio televisivo. Esatto, incredibile il messaggio. Vabbè, andare a convivere almeno. 1985, tua zia... Mia zia... Ti accompagna? Sì. Dove esattamente? A Oliveto Citra. A Oliveto Citra. Che si trova esattamente? È anche interessante la scelta che fa la Madonna di apparire sempre a analfabeti e ignoranti. Mai, che ne so, la Madonna che appare a uno scienziato del CERN. Cosa succede? Lì la prima apparizione. No, succede che sotto l'insistenza di mia zia, perché devo parlare di un particolare, mia zia, io non ho mai pregato in vita mia. Non sono stato mai fedele alla Chiesa come tutta la mia famiglia. Non siamo stati mai una famiglia... Sì, siamo una bella famiglia unita perché siamo 11 figli e 65 nipoti. Tenevamo tutto nella nostra vita, però mancava una cosa più bella. Mancava Dio, mancava la gioia. Mancavano i preservativi, ma no? No, Dio, 65 nipoti. Questo prodigio, nel senso che mia zia, devo ringraziarla, che oggi non c'è più, che lei... E sotto le sue insistenze dicevo: ma perché non provo? Perché io ero scognizia napoletana, pensavo solo a divertirmi, alla vita come tutti i ragazzi. Ti ha accompagnato qui? Sì, mi ha accompagnato, ma sono arrivato lì nel pullman. Questo paesino in provincia di Salerno. Che stavano succedendo questi fenomeni. C'è anche Adinolfi. I bambini avevano avuto delle apparizioni, 12 bambini in particolare. Sì. Però tu non avevi voglia di andare là. No, per niente, non ci pensavo proprio. Cosa ti succede, Raffaele? È successo già dal pullman, che ho detto: Madonna mia, sentivo di... Bella Sofic. Ho detto: oh, Madonna mia, ma dove sono capitato oggi? Oggi proprio veramente non era cosa. Però dico: vabbè, sono andato. Però ci ho chiesto una cosa a mia zia. Ho detto: guarda zia, io ci vengo per una cosa. Io in chiesa non ci entro, perché a me non mi interessano queste cose. L'unica cosa ti faccio... Qui lo vediamo sotto metadone, probabilmente. E mia zia mi ha detto: guarda, con tranquillità, è un cancello aperto, fai quello che ti senti. Davanti al cancello? No, davanti al cancello, ho dovuto fare una fila, perché c'era tantissima gente. E facendo questa fila, io mi chiedevo sempre nella mente, dico: ma che succede? Che cosa ci sta dando di strano? Che hai visto? Niente, allora io sono salito, come tutti i curiosi, perché io ero curioso, non mi interessava la cosa. Sono salito e nel salire non ho visto niente di speciale. Famoso tossico di vendere. Perché ci sono delle persone che dicono: si scende, ma non era accaduto niente in quel momento. Però la cosa interessante è cercare di capire se è una persona in buona fede o è semplicemente una persona plagiata dal contesto in cui vive. Perché sì che dice: no, la nostra famiglia non eravamo
così credenti, però c'è già la zia che è super credente, e il contesto del paese in cui vive, andavano tutti lì a vedere questi 12 ragazzini che avevano avuto la visione, non mi sembra un contesto proprio laico. Però scendendo giù alle scale, a un certo punto fissavo gli occhi verso il cielo, dove che si vede questo cancello, fissavo gli occhi di questo cielo e cominciavo a vedere una figura. E questa figura mi ha scioccato, ho detto forse sono venuto qui, mi sto lasciando un poco condizionare dalla situazione. E lì ho sentito, è stato un attimo questa scena, un attimo. E in questo attimo che cosa è successo? Sentivo che il cuore mio come si scioglieva. Incominciavo a sentire una pace che io riuscivo a amare anche alle pietre, però non sapevo il significato. Però Lui riusciva ad amare anche le pietre. di questa cosa l'ho tenuto subito con me. ma tu hai visto questa No, signora, no, no, Raffaele? Non all'inizio, subito? non Dopo un subito. po' sei ritornato lì, Sono questa cosa. sempre in quel luogo, e hai visto finalmente questa No, signora. sono andato per la terza volta, io devo dire le cose come stanno. Sono andato per la seconda volta perché volevo capire, quella cosa mi chiamava e ci ho voluto ritornare, però non ho visto niente. Ho detto, madò, E se non veramente c'ero. stai qui, Gli ha tu dato sei buca posso la fare quello Madonna. che fai quello che vuoi di me. No, fai quello che vuoi. E sono ritornato con la promessa, però io ero fidanzato e ho chiesto alla ragazza Raffaele, quando l'hai se vista questa signora? Aiutami, perché altrimenti. io devo dire pure le cose come stanno. Lui deve Allora, dire le sono cose messo come in fila stanno, la non è terza che è un volta. Ero ciarlatano. andato veramente con quella voglia di mettermi in contatto e ho cominciato a dire Ave Maria e Santa Maria, Ave Maria, perché l'Ave Maria non la conoscevo. Ave Maria e Santa Maria, quando tutto all'improvviso io non ho visto più il cancello, io non ho visto niente più, ho visto solo una bellissima signora, ma proprio bella, sui 18 anni, e ha detto non aver paura, sono la madre di Dio, non aver paura. E a un certo momento mi ha dato un bacio e io quando ho finito sono svenuto, le persone mi dicevano che è successo? Dicevo, dove sta questa signora? Dice, beato te che vedi questa signora, noi non abbiamo visto La niente. signora 18 anni, non è una signora, è una ragazzina. 18 anni e gli ha dato un A bacio. un certo punto cominciava a venire sulla chioma un profumo che chi mi conosceva aveva i capelli ai tempi come Robby Stuart, tutti belli biondi, adesso ce ne sono pochi. E allora dico, e niente, mi Sei hanno stato raccolto, mi menato sono dalla ritrovato. Madonna. Tu sei svenuto, hai Sì. visto questa signora, questa Sì. apparizione, questo vestito bianco, no? Sì. Ecco, forse qui le immagini. Però è bello perché la Madonna, come madre di Dio, non è un concetto del primo cristianesimo, non è un concetto che lo trovi nei Vangeli. La Madonna come madre di Dio è un dogma inventato dopo, ma forse addirittura in epoca medievale, magari anche prima, però comunque è un concetto abbastanza tardivo. È carina la cosa che la Madonna si aggiorni, costantemente in base ai dogmi cattolici, è Che stiamo vedendo interessante. sono i tuoi capelli un po' più lunghi, sembri Nino D'Angelo, dicono biondo, tutti. Nino D'Angelo, ecco, cioè un po' l'impressione è quella. Tu lo sai che mentre stai parlando i nostri esperti ti stanno ascoltando, ci sono dei Ma lo medici, c'è un sapranno? sacerdote, c'è un fisico del CNR, ci sono molte persone che chiaramente crederanno o non crederanno a Sembrino quello che D'Angelo non è tu stai complimenti, in effetti. raccontando. Giusto. Perché giusto? Perché mi dici giusto? Perché dobbiamo essere prudenti su queste cose? Perché possiamo fare male tante di quelle persone? Perché il fenomeno può accadere, però bisogna pure essere guidati. Perché non posso fare da te, perché non l'avevo capito nemmeno io all'inizio, no? Come Infatti facevo lui ha appunto una guida spirituale che è un a far capire agli sacerdote altri? che lo Allora io sono messo sotto un amminestra. guida Che spirituale. cosa ti disse la Madonna la prima volta che l'hai vista e Allora, io l'ultima la volta che terza. l'hai vista? La Allora, prima e l'ultima volta che brava. l'hai vista? Allora, la terza volta che ho avuto questa gioia di avere questo contatto, ci ho chiesto perché hai scelto proprio me? Lei ha detto, ho scelto proprio te, perché non sai leggere e non sai scrivere. Quello che dirai ai miei figli. Ah, l'ho scelto proprio perché era ignorante, Sarà capito? chiaro che non viene da Tra te. l'altro, ma fanno proprio la selezione Sarà le chiaro che Madonne, le varie non aver Madonne che paura, non aver appaiono. paura. Allora lo spieghiamo ai nostri amici che ci guardano da casa. Raffaele davvero non sa né leggere né scrivere. Quando ha chiesto alla Se poteva Madonna pure perché imparare, la però, in Madonna tutti lo questi fa, anni, io no? appunto la tua testimonianza, Sì. O non la dico. Madonna apprezza di più l'ignoranza.
Per quello che stai raccontando sia vero o no, Eh non ti sì, il cane è giudico perché onnipresente, non mi ragazzi. interessa Non mi giudicare in cambia la vita. questo momento, però sto raccontando ai nostri telespettatori quello che ti è successo e la Madonna ti avrebbe risposto, giusto? Ti ho scelto proprio perché non sai né leggere né scrivere, Sì. per cui le persone a cui tu parlerai di me Sì. ti crederanno, forse ti crederanno proprio perché tu non hai gli strumenti, diciamo, culturali per poter originare, no, questo Certo. genere di messaggi. Cioè, quindi, ok, ricapitoliamo. La Madonna l'ha scelto proprio perché è ignorante, non sa né leggere né scrivere, e proprio per questo la gente dovrebbe prenderlo in considerazione, dovrebbe credergli di più perché è un ignorante, è un analfabeta. Complimenti alla selezione che fa la Madonna. Non ho studiato abbastanza per Tu che non truffarvi, sai leggere né genio. scrivere, poi a trascrivere i messaggi che dici di avere, ricevere dalla Madonna. Allora, il percorso è stato lungo perché sono quasi 30 anni di esperienza, no? Allora, in questi 30 anni ci sono state Ah, tante delle ragazzi, non c'è il persone chatbot, c'ha accanto ragione. che quando finiva l'apparizione, perché io subito lo scrivo, il messaggio viene subito scritto perché io lo ascolto, dopo ascoltato, quel momento me lo In cui ricordo. Tutto perfetto, lo sì, racconti e qualcuno l'ho per te lo detto, sì, scrive. C'è un sacerdote, fra l'altro, che è proprio presente. lì, che è padre Flichy, che ti segue ormai da tanti anni. Fra un po' ci racconterà tutto. Un'altra cosa, queste apparizioni. Ok, Tu l'ho dici, alzato un l'ultima po' volta che l'audio. hai visto la Madonna, quando è stato? Sabato scorso. Sabato Sì. scorso? E che ti ha detto? Ha detto le stesse parole che dice la maggior parte, come dice la Madonna, no? Dice, io dico voi dite che io dico sempre le stesse cose, ma se voi non cambiate vita, come posso cambiare il messaggio? Poi la Madonna, quando ci parla, Perché che cosa dice di solito? Quali sono queste stesse cose? nella maggior parte ci porta alla conversione, a fare un cammino di verità, un cammino di veramente conversione, cambiare vita. Lo Ma come psichiatra che fai lo a segue non farla, c'è. Madonna? Io la vedo tutta vestita di azzurro, con un manto azzurro e tutto bianca con una cinta dorata e c'ha una Aspetta, cosa. tutta bianca, tutta azzurra, fammi No, il capire. velo azzurro. Il velo C'è azzurro, l'iconografia sopra classica della testa è Madonna. bianca, bianca, Con una cintura dorata qui. una cintura dorata Sì, qui, per piedi nudi sopra una cui nuvola. la vedi a figura intera. Sì, come vedo te. E poi dicevi che Sì, una cosa particolare sulla come ci fronte che aveste. cos'ha? Come ci avesse, non riesco a capire perché è una cosa come un frontino che ci avesse qui, dorato, più o meno, come la cinta. Dorato, è Sì. tutta in tinta, insomma. No, 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 non tutto in tinta. No, Questi no, due no, corpi no. così. Non Fai prendiamo in giro distinzione la perché Madonna, eh. solitamente, insomma, né la cinta sulla fronte né questa cinta di cui tu stai parlando invece in vita viene descritta. E gli occhi invece, di Azzurri. che colore ce li ha? Eh beh, Azzurri. l'iconografia classica, occhi azzurri, candida. Perché spesso e volentieri invece viene descritta con degli occhi Io parlo per quello scuri. che vedo io. È bella? Bellissima. Bellissima, bellissima. Bellissima. Cioè, Dio quando si è scelto chi si doveva scopare non è che se ne è scelta una brutta, cioè si è scelta la più figa della Palestina, Innanzitutto è bella perché lei probabilmente. ama. E se noi quello che Ah, è amiamo, se bella noi perché vogliamo ama. amare, possiamo essere tutti belli. La bellezza è questa. Ah, ma non sentite? Ma io l'audio, ragazzi, purtroppo del video ce l'ho al massimo qui. Non ho modo di alzarlo ulteriormente. La pace del cuore, perché stesso Gesù ha detto. Ma come ho abbassato? Ho alzato. Allora, mixer volume. Sta al massimo. Vediamo un po'. Senti, Raffaele, io so anche che tu non ne vuoi parlare perché ci sono due tipi di apparizioni, Sì, io questo tu sto racconti. alla sua scuola, per dire. Ci sono delle apparizioni personali e delle apparizioni pubbliche. Quella pubblica è quella È da che è 5 venuta anni. sabato scorso, No, ragazzi, no? ce l'ho al Poi ci sono delle massimo apparizioni l'audio. personali di cui Raffaele racconta in privato, però siamo un po' in privato anche con Ah i no. nostri amici che ci guardano da casa adesso. Che più o meno avvengono un giorno sì e un giorno no. Cioè Sei tu, la furba. Madonna, Sei furba. la vedi Sei spesso. furba. Ma non Sì, sentite proprio o sentitemi no, troppo sono alto? furba. Ho Lo senti semplicemente benissimo. raccontato un aspetto Sì. della tua testimonianza, anche privata, Sì. che secondo me invece può essere molto Allora io importante. abbasso. Perché?
perché questo rapporto, diciamo, un po' che il mio tu amico. hai con questa figura femminile, che appunto dici di, che sia la Madonna, è un rapporto L'audio della in realtà Madonna. Molto intimo, molto personale. Sì. O sbaglio? Sì, perché sulla sua scuola l'ho abbassato un leggere. Po'. Io quando ho queste manifestazioni, no? Allora è una guida, perché io non saprei dare che no, adesso non è sinistra. È proprio una guida, che lei mi guida a pregare, mi insegna a pregare, mi insegna come vivere quotidianamente. Tu gli avevi detto che venivi qua? Chi è la Madonna? Eh no, mi vado a dire la Madonna, vado qua, vado là. Che cosa no. le dici allora? Ma in Madonna... questi momenti privati, questi momenti privati io raccomando a tutti gli ammalati, perché per me sono le cose più importanti in questo momento, gli ammalati, perché voi non vivete con me, io vado girando gli ospedali, vedo i bambini che soffrono, mamme che soffrono, io posso essere stato beato che ho ricevuto. Perché però... Raffaele, tutto questo è successo proprio a te? Ti chiedo e ti faccio la stessa domanda che ho fatto ad un'altra signora che è venuta 2 giorni fa qui in studio. Perché proprio a te? Perché ti sei proprio dato una lui? Risposta personalmente? Pensi di avere qualche dono no. particolare? No, no. Dio sceglie quello che vuole, il Signore sceglie dove vuole, come lo Spirito Santo scende dove vuole, i doni vanno a chi il Signore merita, quello che vuole, non è che sono scelto io, è Dio che sceglie. È Dio che sceglie, lui poraccio che c'entra. E adesso ci abbiamo, ci vediamo qualche apparizione volante del... ci sono sul canale YouTube, ce ne sono un sacco di apparizioni del... apparizione del... vediamo un po'. Allora, questo, la voce che sentite è, vabbè, un'attrice che ci legge il messaggio che Raffaele ha trascritto dopo l'apparizione della Madonna. Adesso io con voi non ho mai aperto questo video, voglio sentire la profondità della Madre di Dio che rivela qualcosa. Anche oggi robe. Vengo in mezzo a voi mm-hmm. per condurvi ad un cammino di santità. Mi sa che mo l'audio è alto, vero? Cioè sta bene, perché è un altro... Affinché i progetti di Dio si possano realizzare attraverso ciascuno di voi. Aiutatemi a realizzare l'opera che Dio ha iniziato con voi. Vi esorto, figli miei, a decidervi a rinnovare dentro di voi quel sì, perché sono tanti coloro che non vivono più quella preghiera ardente e hanno chiuso il cuore a Dio. Io vi esorto, figli miei, ad innamorarvi di nuovo della preghiera, perché senza di essa voi... I messaggi sono sempre gli stessi. Non potete percorrere... Sempre gli stessi. Bellissimo, no? C'è un messaggio in grado di convertire le masse. Cioè, la banalità spicciola del classico messaggio della domenica. Cioè, ma c'è bisogno che t'appare la Madonna per dire queste cose? Ma io non lo so. Ce n'abbiamo un altro. No, con lui possiamo anche finire qui. Con il signor Raffaele il Mistico. Però adesso io vi faccio vedere, così per spezzare, un miracolo in diretta avvenuto in Brasile. Adesso scusate che sposto un po'. No, vabbè, si vede. Questo è un miracolo avvenuto in Brasile, in cui grazie alla preghiera mistica quelli che lanciavano le giacche ai puzzolenti, alla bambina cresce una gamba, perché adesso vediamo, abbassa un po' l'audio, tanto non serve. Miracolo in diretta, esatto, adesso vediamo, ecco, vedete, no? Questa bambina ha una gamba più corta dell'altra, ok? Una cosa che non si può affatto simulare, eh? Cioè, palesemente una gamba più... Cioè, non è che tu, se tu sposti l'anca indietro, non è affatto sì. Però attenzione, tra l'altro una gamba più corta dell'altra, ma possiamo vedere benissimo la muscolatura identica di tutte e due le gambe. Che in teoria, se c'hai la gamba più corta dell'altra, una non l'appoggi, quindi dovrebbe averci un po' i muscoli atrofizzati, ma non è questo il problema. Adesso andiamo a vedere, attenzione, il miracolo in diretta, guardate. Incredibile.
Non c'è trucco, non c'è inganno, signori. Guardate. E si sta allungando, guardate, eh. Guardate, 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 guardate. La bambina che non capisce che cazzo sta, cioè, perché sono qui palesemente controvoglia. Guardate, 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 incredibile, incredibile. Guarda, adesso si allunga la gamba. La bambina non sa assolutamente perché è lì e cosa sta succedendo, anche perché era normalissima fino a 5 minuti prima. Poi hanno detto siedete un po' così, con l'anca un po' più indietro. E attenzione, e attenzione, Sudomaio. Il gom gom. Incredibile, incredibile. Guardate, guardate. Incredibile. La bambina dice ma che cazzo, ma io camminavo pure prima. No, guardiamo per favore lo sguardo della bambina, perché che potere. Cioè lo sguardo della bambina è palese, cioè, ma che cazzo. È incredibile, eh. Non ci posso credere! Cioè, gli ha allungato la gamba, eh. Ma se non sono queste le prove a cui dobbiamo credere? È incredibile, cammina esattamente come prima che si sedesse, incredibile. Ma lei ha studiato la gregoriana perché... ragazzi, vedete che a volte, i miracoli esistono. Basta una radiografia pre e post e mi converto, sì, esatto. Se lo facessi io con un nipote che sta al gioco, mi crocifiggerebbe in sala mensa. La bambina che pensa, guarda sti deficienti. Ma sì, non capisce, perché dicevo, stavo bene pure prima, boh. Ma è incredibile, è incredibile. Allora, ci abbiamo. Dov'era la signora? No, ok, questo lo possiamo chiudere. Questo è un altro. Ci avevamo una signora? No? Aspetta, perché c'era? Ecco qua, questa. Paola Albertini è nata a Padova nel 1940. Qui abbiamo un'altra signora. Allora, vediamo un po' se io ingrandisco. Ecco qua. Qui abbiamo questa signora che è Paola Albertini. Ci sei stasera a Spinaceto? Anche se una bambina gli risolve una cosa del genere, come minimo si mette a piangere e fa i salti di gioia. No, invece la bambina era lì ignara di tutto. Ora però abbiamo dei messaggi della Madonna un po' diversi, perché Paolo Albertini, ex insegnante di musica alle scuole medie, abita in provincia di Treviso e dice di vedere la Madonna, regina degli angeli custodi, a Monfenera, un'anticima del Monte Grappa. Giunta in Abruzzo per visite mediche, già che mi dici Monte Grappa, di la sua abbiamo capito tutto. Madonna, quando sentiamo cosa dice la Madonna. Madonna, la Madonna è una mamma. È una mamma. Cosa può dire una mamma ai suoi figli? Che ci dice? Raccomandare di essere buoni e soprattutto di ritornare a Dio, perché in tanti si sono perduti per la strada. C'è una Cristo ipnosi per le convenienze. Aspettate. Per avete sentito? Anche per... In tanti si sono perduti per la strada. Senti, e poi piange anche per le convivenze. Piange per le separazioni. La Madonna piange per le convivenze. Questa è una Madonna che va un po' più sullo specifico rispetto agli altri veggenti. Per tutto quello che sta succedendo nel mondo e nelle famiglie. Ogni volta aggiungono una skill alla Madonna. La operazione avvenne nel 1986. Lei però è riuscita a parlarne soltanto 10 anni dopo, nel 1996, quando lei ha detto che la Madonna è stata proprio a chiederle di fare questo, di rivelare. Sì, mi ha detto di fare silenzio. Non pensavo mai fossero 10 anni, comunque 10 anni.
E poi ha detto: adesso, figlia mia, è tempo che tu mi faccia conoscere in tutto il mondo. Allora, questi qui sono dei cazzo di mitomani. Allora, mi spiegate il senso di una Madonna che ti appare, cioè la madre di Dio, ti appare per 10 anni e però ti dice non dirlo a nessuno. E capite? Per 10 anni ti dice, vabbè, però unioni civili, poi mi fanno triste, separazioni, mi scende la lacrima. Cioè, poi dopo 10 anni ti dice, è tempo che tu mi riveli al mondo. E la conoscono tipo in 4 questa signora. Perché chi di voi aveva mai sentito parlare della tizia? Quindi o la Madonna, non lo so, ha una pessima agenzia di casting per i suoi veggenti. È tempo che tu faccia sapere chi viene qui da te e in questo luogo santo e benedetto. In sua presenza sono accaduti anche miracoli, guarigioni inspiegabili. Lei come si è spiegato tutto questo? Ma guardi, io dico una cosa, Dio esiste, Dio è padre, è amore. Bella, Dio, grazie del follow, Oddina. Perché io sono un semplice strumento e nulla più. E quindi ovviamente stiamo parlando di semplici strumenti nelle mani del Signore. E dicevo, Signore, quanto sei grande. E le richieste sono tantissime, però io spiego a loro che non sono io, è la volontà di Dio, non io. Vedete quanto sono umili questi veggenti, ragazzi. Pregare per queste persone, basta, niente. Si è domandata magari perché proprio lei? Sì, sì, l'ho anche chiesto io alla Madonnina, perché proprio a me? Alla Madonnina? Non ho niente da offrirti, non sono umile, non possiedo niente. Allora dico, perché? Lei mi ha sorriso, ha detto, per la tua disponibilità. La Madonna che le appare è definita regina degli angeli, perché? L'angelo custode, perché l'angelo custode è... È un'altra questa, non è la regina della pace o la mamma di... Dimenticato da noi grandi. È la regina degli angeli custodi. Non ho insegnato per niente. Sì, ma con un problema agli occhi, come lo so, è normale che poi vedi qualcosa di strano. Si vede che l'angelo abbia una voce. Mi immagino la Madonna che si sente sola e va dalle vecchiette a spettegolare della coppia dei giovani del piano di sopra che convive. Sì, capito. Ma poi che cazzo serve? Non si sapeva già che questi peccati sono da evitare. C'è bisogno di apparire a persone dalle dubbie capacità intellettive. Al dottore l'ha chiesto. Poi voglio bella sta coroncina. Però disponibile la cosa generica di sempre. Punto esclamativo. Agli scettici lei cosa dice? Agli scettici dico pregate e venite a vedere. Stanchezza. Ok, abbiamo anche il messaggio per noi, dobbiamo pregare ad andarla a vedere. Quindi abbiamo un'altra. No, aspettate, questo è il bello che arriva dopo. Grande, grazie dell'host, Francesco Lombardo. Qui abbiamo un'altra veggente, ovvero Teresa Scopelliti. Sempre in queste località, vabbè. Ci sarò io a guidare la preghiera. Teresa, è normale che purtroppo non potrà venire tutti i mesi perché non è che abita vicino, abita a Roma. E allora non è da pretendere che Teresa scende sempre. Ah, questa sta in trasferta, perché lei abita a Roma, ma la Madonna gli è apparsa a Quarantano. La Madonna sarà andata più o meno tra il 12 e il 18 a.C. Come c'è diventata regina degli angeli dopo che è morto Gesù? Ma raccomandata. Ma perché piange sempre? Visto che è rimasta incinta e non c'è da stupirsi, arriva l'angelo e dice avrai un figlio senza fare all'amore. Mica... Beh, per questo che piange. Ma quando Teresa non... sarà con noi fisicamente, sarà con noi con il cuore. Teresa, da noi non mancherà mai, perché è il nostro punto di riferimento che ha dato tanto a Quarantano, a tutti noi. Okay. Grazie prima di tutto che siete qui nonostante la pioggia. Niente, come diceva Dina, purtroppo oggi sarà l'ultima apparizione. Ah, questa c'era le apparizioni a scadenza. Diciamo che per questa
questa giornata già ci preparava da tanto, perché chi è stato qui il mese scorso, io l'ho raccontato, aveva già dato altri messaggi in precedenza, che messaggi diciamo così preparatori a questa giornata. E niente, ora cominciamo con la preghiera. Allora, lei ha avuto un piano marketing più intelligente, perché ha fatto una serie di apparizioni e poi ci ha scritto il libro. Ovviamente non è che ha continuato, cioè questa è stata l'ultima apparizione che ha ricevuto, dopo questa ha scritto ovviamente il libro. Io, come diceva Dina, sì, sarò qui presente. Però per me è una cosa un po' strana, perché venire qui, pregare e pensare la Madonna non appare più è una cosa un po' strana, ecco. Però, pure se però, non appare, è qua, no. Non la vediamo, però la sentiamo però, con il cuore. Però che... Ma perché non appare a tutti, anche agli scettici? Beh, è troppo facile poi, no? Poi infatti, è come se ti obbligasse a credere, ma c'è il libero arbitrio, tutta quasi quella roba lì. Anche se la Madonna fisicamente non c'è, però la portiamo sempre dentro, è sempre... Bella, Sterone! Allora, cominciamo la preghiera? Sì. Allora, cominciano la preghiera. E poi appare, eccola, guardate. Lei scrive: e lei adesso sta scrivendo il messaggio, gli girano le pagine perché è troppo presa, non è che può staccare lo sguardo dalla Madonna, ovviamente. Scrive i suoi messaggi sul quadernino, annuisce perché... Basito F4 anche qui. Lei guarda la Madonna capisce. Non ha capito. Aspetta, perché qui c'è un passaggio fondamentale, che la Madonna gli sta parlando, poi a un certo punto non capisce, guardate. Che hai detto? Anche una certa dose di recitazione io ce la metto, eh. Bella Daniel! Asseghimma! Si vede che la Madonna ogni tanto o se mozzica le parole mentre parla, hai visto? Perché lei ogni tanto fa, che hai detto? Non ho capito... Ah, sicura? Il nome del Padre, del Figlio, ha finito, è finito. Spirito Santo. Non è stata chiarissima sempre, perché qualche parola si è magnata, perché... La Madonna sta andando via. Andando via. Come va via la Madonna? Accendete le candele, perché è fondamentale, eh? Perché gli servono tipo, non so, tipo le luci della pista per decollare. Incredibile, perché mentre c'era la Madonna, c'è proprio la signora lì che passa, che mi frega un cazzo, che è appena passata lì davanti. Cioè, non si percepisce neanche un po' di energia da questa Madonna. Ringraziamo la Madonna. Grazie. Questi anni passati, sì. Non ce la faccio, troppi ricordi. Viva Maria. Viva Maria. Che lei questo vuole. Il nostro cuore la sentiremo tutti. Noi verremo qua a pregare, come lei ha appena detto. E ci dedicheremo alla preghiera ed aiutare il prossimo, perché lei questo vuole. Non abbandonare la preghiera. Dobbiamo stare uniti. Uniti a pregare. Vuole sempre quello. Adesso c'è il messaggio, probabilmente lo leggerà. Vabbè, ecco. Il messaggio.
Figli cari, oggi vi lascio in eredità. Ecco il messaggio, tanto agognato, l'ultimo messaggio delle apparizioni di Teresa Scopelliti. Ciò che è più gradito al mio cuore, la preghiera. La preghiera. Figli cari, vi chiedo di recitarla ogni giorno e di insegnarla a chi non la conosce. Figli cari, ricordate che l'amore e la pace devono regnare tra di voi e soprattutto tra le vostre famiglie. Siate portatori di pace e di amore, soprattutto all'interno delle vostre famiglie, poiché è proprio su questa che si concentra l'amore di Dio. Non arricchitevi di beni materiali, poiché non avranno nessun valore al cospetto di Dio. Arricchitevi di opere di bene, poiché solo con queste darete tanta gioia all'Altissimo. Siate sempre amorevoli e non dimenticate cose mai sentite e mai dette che io oggi lascio su questa terra. Figli cari, i nostri incontri finiscono qui. Tutto è compiuto. Tutto è su compiuto. Di voi scende la mia benedizione. Questo è l'ultimo messaggio che la Madonna ha voluto... Megoglioni, aggiungerei. E devo dire che è una giornata un po' particolare perché... Però... In realtà questa signora qui, la Madonna, ha anche dato dei messaggi un po' più che vanno oltre. Adesso dovrebbe essere questo l'intervista. Mi strofinavo gli occhi in continuazione. No, questa è sempre lei. La devo trovare, qual era? No, forse questo. No, questo è Don Minutella. Credendo si trattasse di una mia allucinazione, ma così non era. Quel cerchio cresceva e sulla sua superficie si delineavano i contorni di un corpo. Non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Forse ero troppo stanca e la stanchezza mi stava giocando un brutto scherzo. Ce l'abbiamo anche dal Fatto Quotidiano. È stata intervistata. Durante una visione la Madonna mi ha fatto vedere Papa Francesco. Io ancora non sapevo chi fosse perché c'era Ratzinger all'epoca e quindi l'ho visto con 7 mesi di anticipo prima dell'elezione e da lì ho cominciato a parlare, mi sono resa conto che non potevo più stare zitta. Oltretutto in una visione successiva la Madonna proprio mi ha chiesto di rompere questo silenzio. Tu ne hai parlato con qualcuno di questo? Ovviamente poi il fatto che la Madonna gli abbia anticipato l'elezione di Papa Francesco, lei l'ha rivelato solo dopo l'elezione di Papa Francesco, ma perché la Madonna gli aveva prima imposto il silenzio. Visione di Papa Francesco 7 mesi prima del... Sì, ne ho parlato con il mio sacerdote. Solo con il suo sacerdote però, E lui giustamente non sapendo cosa dirmi, cioè mi ha consigliato aspettiamo, vediamo cosa succede. Aspettiamo che la profezia si compia, poi dopo che si è compiuto dici, ma a me la Madonna mi aveva detto prima. Vediamo cosa succederà anche nella Chiesa, perché la Madonna mi aveva fatto vedere tutto quello che sarebbe successo, che ci sarebbe stato proprio un tuono, un fulmine sulla Chiesa che avrebbe stravolto un po' tutto. Questo fulmine è Papa Francesco. Questo fulmine è Papa Infatti Ratzinger, poi stravolta la Chiesa. Di Papa Ratzinger, cosa che non si era mai verificato nella storia, che un Papa si dimettesse prima. E subito dopo c'è stata l'elezione di Papa Francesco. E ricordo che la sera che lui è uscito sul balconcino per farsi vedere, io, molti anni fa, e da lì mi sono chiusa in un muti. In relazione alla nomina di Papa. Non avevo minimamente idea che davanti ad una casa ho mandato un messaggio alla lettera quella qui a Quarantano. Perché poi la cosa bella è che in realtà la Madonna gli aveva anticipato a lei, forse non è su questa intervista ma su un'altra, anche l'attacco alle Torri Gemelle. Ovviamente che fa la Madonna? Un attacco in cui muoiono migliaia di persone, che fa? Non è che magari avvisa, che ne so, appare al ministro della difesa o a chi cazzo volete voi. No, appare a Maria Scopelliti di Calandrano e gli dice guarda che stanno attaccando le Torri Gemelle. Ovviamente... Reciti il rosario, sì. Poi a un certo punto hai l'apparizione. Perché te l'ha detto la Madonna? Sì. Che il 13 del mese viene. Il 13 di ogni mese... Come ti spieghi che moltissime persone, come abbiamo visto il mese scorso, assieme a te vedono la Madonna? Se le altre persone lo vedono sono proprio dei segni che lei sta mandando, in modo tale che anche... Cioè che
le persone capiscono che lei effettivamente è qui. Molte persone riescono ad acquistare la fede anche grazie alle mie parole, a quello che io comunico, alle parole della Madonna che io comunico loro. Io dico sempre, io sono un po' un intermediario, la mia persona non conta. Conta quello che Maria dice, io sono esatto, quello che presto la voce. Tante volte scherzando dico io sono la voce di Maria. Grande Cap Chaos, grazie del follow, benvenuto in chat. Chi non la sente? Ma hai paura che tutta questa vicenda possa essere sfruttata, qualcuno possa speculare su questa vicenda? Questo un po' sì, perché non vorrei che questo accadesse, non prendo soldi. Io sono prima di tutto una mamma, sono una moglie e viviamo solo con lo stipendio di mio marito. Lei non prende i soldi, però se noi qui cerchiamo... come si chiama lei? Allora, dov'era? Già avevo chiuso Scopelliti. Scopelliti. Mistica. Allora, vediamo un po'. Ecco qui. Il primo libro. Il primo libro, c'è scritto con qui sotto. Teresa, oggi parleremo di questo libro, il primo libro che ha scritto Teresa, La mia madre celeste. Però lei non lo fa certamente per soldi. Come ti è nata l'idea di scrivere questo libro? Come ti è nata l'idea? Allora, l'idea è nata proprio dalle persone che mi seguono, perché ovviamente le persone sono curiose di conoscere la mia storia, essendo io venuta fuori... Mo adesso ce n'abbiamo un altro, questo è stato anche abbastanza famoso, ci saranno almeno 5 o 6 pullman di rincoglioniti appresso a sto mentecato. Lui è stato anche abbastanza famoso, oddio fammi abbassare, macello. Questo è un altro tizio particolare. Madonna mi disse di andare a Fatima il 2 di settembre dell'89 e lì alle 12:30 mi sono inginocchiato di fronte a questa quercia grandissima nel santuario e di nuovo mi è apparsa. E questa volta mi disse: voglio sapere se tu sei disponibile a portare una parte della sofferenza del mio figliolo Gesù Cristo per amore verso gli altri, verso il prossimo. E io gli ho risposto di sì, immediatamente, senza dubbio. E da quel momento, in quel momento, ho visto uscire dal suo petto due raggi luminosi che mi hanno colpito in pieno le mani. Questo c'ha pure la Madonna con i superpoteri, che gli ha sparato i raggi laser. Intorno ha cominciato a vedere che dalle mie mani usciva del sangue. Questo è un altro stigmatizzato. Un brufolo mal gestito. Giorgio Bongiovanni porta continuamente le stigmate. Lui è un personaggio particolare, adesso aveva 26 anni. Vediamo proprio tutta la sua ascesa e discesa. Nelle Marche. Un lavoro, una moglie, un figlio. Il 5 aprile di quell'anno avvenne qualcosa che modificò la sua esistenza. Stavo uscendo dal lavoro perché io lavoravo in un negozio di accessori per calzature. Sì, questo è stato abbastanza famoso. A un certo punto, vicino alla mia macchina, a una distanza di 20 metri, la macchina era posteggiata nel posteggio. Ho visto che si avvicinava verso di me. Ma poi per quale cazzo di motivo Gesù dovrebbe farti il segno del più sulla fronte? Una sagoma di luce. La cosa mi ha colpito. Perché quella non è una croce, quella è il segno del più. Molto, perché era mezzogiorno e io vedevo la luce di questa persona che si avvicinava. Più si avvicinava, più potevo vedere i contorni, i lineamenti, era un essere femminile. È una cosa che mi ha sbalordito, che stava sollevato da terra. Mi disse di stare sereno, di pregare, ma anche di fare le opere buone e di prepararmi. E poi è scomparso. Qui è quando ho visto Gesù, quando mi è apparso Gesù.
incredibile. A lui è apparso proprio Gesù, non la Madonna, cioè direttamente il... Che cazzo c'ha sulle mani? Don Giovanni sostiene che gli sia apparso Cristo e che gli abbia chiesto di portare addosso questi segni di sofferenza in varie ma parti del corpo. Che cazzo è? Dopo 2 anni fu Gesù a stigmatizzarmi nei piedi. La stigmatizzazione iniziò a forma di croce e poi si è chiusa. E adesso attualmente, come tutti possono vedere, ci sono delle ferite a forma di chiodo, sia dalla parte superiore che esteriore, che dal basso. E poi l'anno successivo nel costato sinistro, fatto con una penna, ancora, cioè l'anno scorso, ho ricevuto questo ultimo segno a forma di croce sanguinante. La croce sulla fronte, ma che cazzo mi rappresenta? Cioè non c'è proprio neanche nell'iconografia. Lui è andato oltre. Lui è andato oltre Padre Pio, ragazzi. Il fenomeno delle stimmate per Don Giovanni è permanente e si è manifestato in modo sempre più evidente. E queste stimmate sanguinano tutti i giorni, impedendo a Don Giovanni una vita normale. Tutti i giorni sanguinano le stimmate? Tutti i giorni. È molto doloroso? Sì, anche se mi sono... Fammi arrivare con una spugnetta. Dare il mio corpo a questa sofferenza, ma non la voglio rinunciare a questa sofferenza perché mi è stata data con un motivo ben preciso. Quanto tempo dura la sanguinazione? Un motivo ben preciso. Comunque la bestemmia più grande è aver usato sottofondo la musica dei Pink Floyd, sì, esatto. Una, ma a volte possono essere anche 2 sanguinazioni. Dal punto di vista fisico, il Buon Giovanni sanguina 2 volte al giorno una quantità di sangue che, dalla valutazione che ne abbiamo fatto così sul piano fenomenologico, è probabilmente assimilabile a una quantità di minimo di 50 cc di sangue. E quello che lascia perplessi è come possa sopravvivere a un'emorragia quotidiana e continua un soggetto in buona salute. Il dottore si chiama Stanis, non l'avevo visto. Dal punto di vista... Aspetta. Sofferenza perché Giovanni vabbè se si chiama Stanis una quantità di sangue che dalla valutazione che ne abbiamo fatto così sul piano fenomenologico è probabilmente assimilabile a una quantità di minimo di 50 cc sì, di sangue. Sì, infatti Cap Chaos, cioè i chiodi sulle mani, cioè è proprio la cosa più sbagliata di tutti gli stigmatizzati. È come possa sopravvivere a un'emorragia quotidiana e continua un soggetto in buona salute, visto che sanguina 365 giorni all'anno. Il fenomeno. Grazie del follow, Luigi. Il sangue che scorre dalle ferite di Buon Giovanni, secondo i testimoni, sarebbe profumato. E si c'ha pure il sangue profumato questo, eh? Sangue venoso. Soprattutto gli ematologi hanno riscontrato il fatto che è praticamente... Mamma mia, c'hai 6 anni, Luigi, dai! Il sangue periferico che mi hanno estratto dalle vene e dal sangue delle stimmate, malgrado sia lo stesso, c'è una coagulazione differente. Alcuni secondi per le piaghe e alcuni minuti dal sangue periferico. E questo è il fenomeno che li lascia sorpresi. E poi non si infettano, non c'è anemia. È una ferita inspiegabile per loro. Queste ferite inspiegabili del signor, come si chiama questo tizio, Buon Giovanni, ce l'abbiamo, l'abbiamo trovato al bivio, non so se vi ricordate la trasmissione di Enrico Ruggeri. Praticamente ne raccontano la storia e poi alla fine... Dobbiamo entrare in un campo che poi non basta questa trasmissione. Un flash, cioè perché... Quando lei ha pensato proprio io. Perché? Sì, no? Sì. Io credo nella predestinazione. Prima che tu nasci, Dio stabilisce per te un destino. Hai un libero arbitrio, che questo destino lo... Hai un libero arbitrio, però nello stesso tempo crede alla predestinazione. Lo puoi un po' deviare, però credo che nel passato ho fatto più o meno quello che sto facendo. Adesso sì, perché ogni tanto si lava, quindi abbiamo sempre la nostra macchina del destino. E allora, comincia
progressivamente. Che succede in queste trasmissioni? Hanno raccontato la storia di questo Bon Giovanni e delle sue stigmati, e poi c'è il bivio, ovvero che lui può scegliere se andare con scadenza. Una certezza è che morirò con questi segni. Adesso ci avventuriamo in Uruguay con l'affidabilità, il fatto che esiste. Qual è la scelta che deve fare Bon Giovanni? Se andare da quelli del CICAP che lo mettono sotto controllo e vedono se effettivamente le sue stigmati sono vere. L'altra mano. Qui fanno vedere com'è facile fare delle stigmati finte. Questi sono scarsamente visibili, ma quando io unisco le mani dicendo che mi concentro, ecco che si producono delle macchie rosse molto intense. Naturalmente è il metodo più semplice di laboratorio di alcuni. E quindi al signor Giorgio Bon Giovanni gli chiedono. Certo, ci vuole coraggio per farsele 20 anni consecutivamente. Con... Per farsele 20 anni consecutivamente. Che non è ieri, sono 20 anni. Certo, però insomma, è evidente anni, che 20 anni ogni giorno. Tutti i giorni col... Esatto, guarda, guardate. Sarebbe un fenomeno stupefacente. Certo, certo. Comunque, lei continua a essere in bilico, continua a essere a questo bivio. La scienza non le crede. La Chiesa non le crede, almeno parte della scienza non le crede, insomma, ripeto, io cerco di essere equidistante, però molti le credono, molte persone le credono. Venga con me, molti le credono e chissà quanti le crederanno anche tra 10 minuti, perché adesso arriva il momento. Esatto, qui c'è il bivio. Che fai? Vai dal CICAP a farti vedere stigmate o te ne vai a casa? L'autista del destino. Perché sei un cialtrone? Escono due signori, due ricercatori. Mi chiamo Marco Morocutti, assieme al collega Luigi Garlaschelli siamo dei ricercatori nel campo del paranormale. Garlaschelli, non so se ve lo ricordate, ve l'ho fatto vedere anche quando hanno fatto l'esperimento sulla sindone. I fenomeni misteriosi in generale. O quello del sangue di San Gennaro. Ho detto che c'è stato... Dei ricercatori neutrali in partenza. Sì, senz'altro. Un ricercatore deve sempre cercare di capire cosa c'è dietro a un fenomeno che all'apparenza è molto misterioso. Infatti se guardate la faccia di Bon Giovanni è completamente terrorizzato. Intero faldone di ricerche scientifiche che hanno tentato di comprendere quale possa essere l'origine di queste manifestazioni senza aggiungere comunque nulla di certo. Quello che noi facciamo, come in altre situazioni di questo genere, è proporre delle prove oggettive, nelle quali si introduca un controllo. Quindi in questo caso noi pensiamo alla possibilità, con il signor Bon Giovanni, di accordarci sulla identificazione di un'equipe medica possa qualificata, italiana, possibilmente all'interno di un istituto universitario dove ci siano dei dermatologi, ma anche degli esperti se sta caga sotto. Di lesioni, cioè persone come i medici legali che siano in grado di stabilire se una lesione è causata da un effetto meccanico, chimico o quant'altro. E invitare il signor Bon Giovanni a sottoporsi a delle verifiche molto controllate, nelle quali, ad esempio, una delle sue mani venga messa nell'impossibilità di essere in qualche ciao modo, siamo il CICAP ora te sono inculato, per esempio potrei mettere un gesso ortopedico mentre l'altra potrebbe essere sì probabilmente la cacca che sta facendo adesso. Ho capito. Questa è una delle tante verifiche che si potrebbero guarda fare, Carla Schelli Urello ho capito. Allora io vi ringrazio e vi invito a entrare nuovamente nella macchina del destino. A questo punto io mi allontano e lei ha 30 secondi di tempo per decidere se salire su questa automobile e affidarsi alle mani di questi signori, di questi ricercatori che in qualche modo esamineranno. Dalla parte opposta invece c'è una uscita dove lei può allontanarsi a piedi a 30 secondi.
Che cosa sceglierà mai il signor Bonino? No, adesso poi vi faccio vedere il dopo, il dopo. Il dopo il delirio mistico. Quale sarà la scelta del signor Bon Giovanni, a cui è apparso Gesù e gli ha donato le stigmate? Ciao Bon Giovanni! Il signor Bon Giovanni ha pensato... Se ne è anche un po' stizzito, io se è fascia, tipo... ...questa automobile, noi rispettiamo la sua scelta, che di per sé non vuol dire nulla di preciso, vuol dire solo che si è cagato sotto e se n'è andato. Il signor... Buon Giovanni non ha ne devi uscire che sudi Gesù Cristo. Lui ha sudato parecchio Gesù Cristo. Però sapete qual è la cosa bella? Perché dopo questa figura di merda in televisione, se voi adesso cercate Giorgio Bon Giovanni, Giorgio Bon Giovanni ha cambiato diciamo linea e lo troviamo in conferenza a parlare. Grande Rintaro Cabbe, grazie del follow e benvenuto in chat. Lo troviamo a parlare di... Dove sono le interviste queste? UFO e cerchi nel grano. Perché adesso lui è diventato anche contattista, perché siccome dopo aver fatto una figura di merda col delirio mistico ha cambiato sponda, adesso lo troviamo a parlare di UFO e cerchi nel grano, e fa proprio il contattista, perché lui ha avuto anche dei contatti con questi esseri di luce, che non è più Gesù, che ha dovuto un po', diciamo, cambiare. E quindi si è dato, diciamo, su altre fonti di reddito possibile, si è riciclato. Poi abbiamo la Madonna di Trevignano, non so se la conoscete, ma la Madonna è apparsa anche a Trevignano, a questa signora qui. Ma che cazzo di musica hanno messo? Comunque ok. La Madonna è apparsa anche a questa signora. Mario Merola. Gli aiuti necessari, le guarigioni che chiediamo, puoi entrare nell'eternità. Vediamo se qui c'è l'apparizione, eccola. Anche la signora qui, la troviamo nella tipica posa di chi sta parlando con la Madonna. Grande Chaos, my God, grazie del follow, grazie del sub. Ecco, adesso qui c'è il messaggio, però, dopo l'apparizione che abbiamo visto. No, non parlava, non parlava. Adesso c'è il messaggio. Cari figli. Cari figli. Cari figli, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. Figli cari, amate mio figlio Gesù. Cambiate l'odio con l'amore, la rabbia con il perdono, l'egoismo con l'altruismo e l'orgoglio con l'umiltà. Sembrano quelle frasi su Facebook, capito? E la razionalità dello spirito, queste sono le cose che vi chiedo. Non avete molto tempo per convertirvi. Vi prego. Anche la minaccia ci sta. Aggiunge un po' di pepe. Non fatemi più piangere. Ma piagne sempre sta cazzo di Madonna. Fatemi far soffrire il cuore di Gesù. Corello, povera stella, ragazzi. Non ha già sofferto abbastanza. Non ha fatto già troppo male l'umanità. A Dio che vi ama, vi protegge e vi sta accanto dal primo vostro vagito. Eppure gli uomini come lo hanno ringraziato, bestemmiando,
ed entrando un po' pastore, un po' carota, nella dannazione eterna per chiamate la vita più comoda e pretendendo le grazie. Aprite i vostri cuori alla gioia dell'amore di Gesù e tutto potrà essere più facile. Figli, io sono madre e non vi abbandono. Ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Finito, basta, era questo il messaggio della Madonna. Interessante, interessante, perché comunque la Madonna ripropone sempre il messaggio di pregate, non fate piangere mio figlio perché non si sopporta più, tutto il giorno al cielo piagne, è una cosa incredibile. Poi convertitevi, pregate, rendete il bene male, cioè rendete, trasformate il male in bene, pregate, l'avevo già detto, pregate. Io... Cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire? Che cazzo vuoi dire? Ci chiede più umiltà. Più umiltà, più umiltà. Più umiltà, e lo dice una che è tramite della Madonna. Quindi. Cambiate l'orgoglio con l'umiltà. L'orgoglio con l'umiltà. L'odio con la pace. L'odio con la pace. Pregate? È un bel affare per noi umani, Mi verrebbe... da dirle alla Madonna, che gli vuoi dire a Madonna? Ma noi è vero, siamo umani con i nostri errori. Questa c'ha pure da ridire su quello che dice la Madonna, capito? Però se noi amiamo Gesù e abbiamo la Madonna, che succede? Dovremmo essere così come ha detto prima, che ascoltavo attentamente, Torietta, carissima Torietta, sorella spirito, dovremmo essere simili a Maria, umili, dolci. Noi invece abbiamo purtroppo la grande abitudine di lamentarci sempre. Sì, se noi amiamo Gesù, amiamo la Madonna. Sempre, continuamente, anche per le stupidaggini. Ma te sei lamentata poco fa su quello che t'aveva detto la Madonna? Io sento tante persone con grandi dolori. Sento tanta gente che... Bella Gian, cos'è sta roba, che è sta roba? Questi sono i veggenti nostrani, gente che ha le apparizioni della Madonna, un po' tipo Medjugorje, però ce l'abbiamo anche noi qui in Italia. Sono dei personaggi, come dire... ragazzi, aiutatemi a descrivere a Gian che cosa stiamo vedendo. Sì, in effetti, non è il loro punto forte la coerenza. Soffre. Comunque è tutta gente con poteri particolari a cui esseri fantastici lasciano dei messaggi. Bella Gian, grazie del follow. Ascolto i cuori delle persone. E io mi chiedo, io prego, mi chiedono preghiere, io prego per loro. Vedete come parla anche in tutta questa maniera di parlare? Cioè, io prego per loro. Però mi chiedono, ma voi? Ma voi? O noi? O noi? Che abbiamo dei dolori, qualche difficoltà, una tristezza dentro al cuore. Gente che trova altri modi per sbarcare il lunario. Ma noi quanto preghiamo? Quanto e come soprattutto ci rivolgiamo a Maria, magari inginocchiandoci con il cuore aperto, cercando di esternare le nostre pene. Tranquilli, quelli li lanciamo noi ogni tanto durante questi video, Gianni. I nostri dolori. E invece noi abbiamo la brutta abitudine, a volte, lo dico forse anche con esperienza personale di una volta, però... adesso ho imparato. Che cazzo sta dicendo? Che la Madonna o Gesù è una specie di bancomat, no? Ma una che cazzo? Di... aspetta, scusa, come? Cioè, ha rivelato la verità. Ha sbagliato metafora, perché quella è... cioè, quello lo sappiamo noi, che la Madonna e Gesù sono una specie di bancomat, però, cioè, detta così...
Signora, signora mia. Di bacchetta magica. Che quando noi andiamo lì davanti, ha cambiato. Facci la grazia per mio figlio, per me, per la mia famiglia, per mia mamma, per mio padre, per l'amico, eccetera. Poi abbiamo la pretesa, e questa è la cosa incredibile, abbiamo la pretesa che il Signore, la Madonna, ci faccia la grazia all'istante. Non può? Non è abbastanza forte da poterci fare la grazia all'istante? Beh, il cielo non funziona così, fratelli, eh? Ah, non funziona così. Credetegli, perché lei lo sa, eh? Lei parla con la Madonna, quindi credetegli. Allora loro ci mettono alla prova. Quanta fede abbiamo? Ah, avete capito? Cioè, per questo che sembrano completamente inascoltate tutte le preghiere del mondo, è perché ci stanno mettendo alla prova. Per questo sta gente prega da millenni per la pace del mondo e il mondo continua a far cagare. Perché ci stanno mettendo alla prova. Non è che non lo vogliono fare. Adesso. Come dicevo prima, per qualcuno che non è riuscito ad ascoltarmi, se noi Dio Bancomat. Veramente i nostri cuori alla luce, alla grazia, alla Madonna, a Gesù, e dimenticando per un attimo la nostra umanità, per un attimo, e metterci lì davanti a lei a pregare con la gioia nel cuore. Io sono convinta che lei ci ascolta, eh? Lei ci ascolta comunque. Ma sei convinta? Come ne sei convinta? Cioè, dovresti averci la certezza, ci parli, ti appare. Ma se noi facessimo questo esercizio, che è un esercizio piccolo, spirituale, che veramente vi ruberebbe pochi minuti, però capiremmo di più, sentiremmo di più. Esatto, Daniele, è così che funziona. Quando succede qualcosa di brutto, dice, io avevo pregato per qualcosa di bello, ma mi sta a mettere a prova. Poi quando casualmente accade qualcosa di bello, vedi che mi ha ascoltato. Dice, aprite voi. Guarda, se ci provate, funziona anche, che ne so, se pregate dopo Gigio, funziona esattamente. Guardi, le grazie scenderanno su di voi, a volte serve una semplice Ave Maria. Sei convinto oppure lo sai? Con il cuore aperto. Lo so che non è semplice. Però dobbiamo provarci, perché sono convinta che così le grazie scendono. Io credo che non servano tante parole, perché quando si parla della Madonna io sono niente nessuno per poter dare delle indicazioni. Allora ragazzi, siccome sono quasi le 7, io direi di chiudere con l'ultimo video. In realtà avevo anche quest'altro veggente qui, l'opera della mamma dell'amore, ma magari ce lo vediamo la prossima volta. Lui è un tizio che ovviamente non chiede soldi, gli è apparsa la Madonna, gli parla, però potete tranquillamente telefonare per avere dei simpatici gadget a tema delle apparizioni, ma ce lo guardiamo la prossima volta. Comunque tenete a mente l'opera della mamma dell'amore. Questa è un'altra tipo di Madonna, qui anche un altro titolo, che è questo tizio qui, ma ce lo guardiamo la prossima volta, perché adesso dovremmo finire con, sia lodato Gesù Cristo. Non era questo il video, ma era proprio questo, sì, era questo qui, con il tour alla piccola Nazareth di Don Minutella, che è, con Don Minutella, avanti con Maria. Si chiude alla grande. Radio Domina Nostra. Ecco che il prete criminale d'Italia va in diretta da questo luogo, il lager, dove queste figlie... Allora, lui questo video lo sta facendo perché avevano parlato di Don Minutella, la trasmissione Le Iene, avevano fatto vedere le sue robe, quelle che chiamavano le suore di Don Minutella, e comunque ne hanno parlato malissimo, come è giusto che sia. E quindi lui ha fatto questo video per rispondere alle trasmissioni televisive che lo infangavano. Sono segregate e separate dai familiari che non vedono da anni. Peccato che Caterina oggi sia andata a casa. Stamattina. Non vedono i genitori, i familiari da anni. Sono tristi, angosciate, plagiate. Non parlate, per favore. State zitte. Però lui è un simpaticone, bisogna dirlo. Plagiate. Ecco, ho deciso di fare questa diretta da piccola Nazareth, il centro che la Madonna mi ha ispirato di creare e dove si trovano i sacrifici di tante persone. Il centro che la Madonna
lo ha ispirato di creare, perché non è che l'ha voluta creare lui, perché qui ci sono delle cose da prendere bene in considerazione, il fatto che è la Madonna che gli ha detto di creare questo centro. Tante, oramai sparse dappertutto, che hanno creduto e credono al carisma di chi vi parla. Oggi nuovamente il programma televisivo, non mi ricordo neanche il titolo, Storie Italiane, ha raccontato ancora una volta la storia di Don Minutella, che è un prete. Allora faccio un'estrema sintesi. Anzitutto, il prete che era lì in trasmissione era più simpatico della suora di ieri. Questi vanno che non sembrano, non hanno un briciolo di, diciamo così, segno visibile della loro consacrazione a Cristo. Va bene, voglio ricordare a questo sacerdote che confermava l'ipotesi che... Minutella è bravo, Minutella c'ha carisma, ma come no? Lui si ricordi che il direttorio per i sacerdoti, prendendo spunto... Ha un forte carisma, infatti c'ha un sacco di seguito tra le menti deboli, però è un grande carisma. Ma no, gli ha dato un messaggio su Telegram, sai che un tempio non mi farebbe male. Dal codice di diritto canonico della suora mai, è che io, ecco, vivo qui con voi. Ci sono queste tegole. Questa adesso lui fa vedere il centro, che è stata chiusa e invece doveva rimanere aperta con solamente questa parte disponibile alla, diciamo così, all'apertura stessa. E nel frattempo qui attorno vorrei dirvi, cari amici che mi ascoltate da tutta Italia, che la Sicilia non è che ha il problema dell'abusivismo edilizio, la Sicilia è abusiva per antonomasia, la fanno tutti franca, vedrete io che per non so quanti metri quadrati andrò a finire chissà dove, in quale carcere. Ovviamente il senso qual è? Fanno tutti le robe abusive, mo solo con me vado e prendo. E magari anche al nord. Bravo, prete. Ma una cosa importante che vorrei mostrarvi, ecco lì c'è una croce possiamo indicarla, che indica il luogo, questo luogo che è proprietà privata, fino a prova contraria. E in questo luogo, eccoci qui, queste sono... È un bardo, un bardo coi fiocchi, con le suore. Vorrei tanto che questa giornalista, come si chiama? Sì, sì, la Madonna gli ha chiesto di costruire un centro, ma non ha proprio proferito parola sull'abusivismo. Eleonora si chiama? Sì, sì. Eleonora, guarda dove viviamo, perché questa è l'unica stanzetta disponibile. Voi siete 9? Sì, sì. E con me 10? Allora facciamo a turno. Nel senso che qui a turno ci corichiamo. Ogni tanto io dormo dentro l'armadio. Ecco, questa è l'unica stanzetta che abbiamo. Sì, ma Caps Chaos, lui ha creato la sua piccola Nazareth, il piccolo resto cattolico. Lui è stato scomunicato, lui non è più un prete. Qui a piccola Nazareth, quindi è evidente che le suore non vivono qui. Quindi si è fatto il suo piccolo scisma, se l'è fatto. Da parte abbiamo invece, come vedete, la cucinina. La cucinina e la guarda che schifo, guarda che schifo in cucina. Io qualche volta sono qui. Come voglio fare un piccolo invece, fermo immagine sulla cucina. Vedete, la cucinina. Sul disordine che regna nella cucina di Don Minutella. La cucinina e la stanza dove in genere io qualche volta mi fermo a mangiare. Ecco fatto. E lì c'è la Madonna che presiede a questo cammino. Poi dopo... Allora qui escono, ecco guardate, di San Michele Arcangelo, che è stata regalata dai donatori, perché appunto io non ho mai parlato vi risulta, no? Su Radio Domina Nostra io non ho mai parlato di piccola Mamma, Nazareth, c'è un prete nell'armadio. Non ho mai parlato delle locuzioni. Questa è piccola Nazareth, la Madonna mi ha chiesto di crearla. E... La Madonna gli ha chiesto di crearla, ma c'è di più, perché lui parla con tantissime entità. Io ho delle locuzioni della Santa Vergine e anche di San Michele Arcangelo, che ha chiesto di costruire questa bella statua qui. Gliel'ha chiesta San Michele Arcangelo, cioè San Michele Arcangelo gli ha detto, ma mi fai una statua in cui so figo, con la spada, vedi, con la capezza qua. Gliel'ha chiesta San Michele Arcangelo. Tutta in marmo di Carrara, vicino alla vasca dove è sorta... Ovviamente gliel'ha chiesta in marmo di Carrara. È sorta vicino alla sorgente che la Madonna mi ha chiesto di scavare.
ovviamente costruita perché cioè la Madonna gli ha chiesto di scavare la sorgente miracolosa e Gabriele Arcangelo gli ha detto sì, ma ci metti sopra la statua mia, perché se no quella si fa figa, che le cose che gli dimono in cielo, quindi è perché giusto anche questa acqua potesse avere un valore terapeutico per quanti sono disponibili a crederci. Poi lì c'è il sentiero, vedete che lì in fondo si può intravedere la statua della Madonna. Allora guardate adesso la mania di protagonismo di Tommy Nutella, perché il camera ne sta inquadrando altre cose. Ecco, questo è un po' lo scenario piccolanza, questo qui si intravede anche qui, è un tendone dove ci riunivamo le prime volte che andavamo a pregare. Dove sono io? Non mi vedo più, non mi vedo più, ecco adesso mi vedo di nuovo. Incazzando. Dove sono io che non mi vedo più? Una cosa importante a conclusione di questa brevissima diretta qui su Radio Domina Nostra. Oggi questi tali... Sì, infatti si è dimenticato Padre Pio, perché lui parla anche con la voce di Padre Pio. Per fare la trasmissione, pensate che è la seconda nello spazio di pochi giorni, hanno voluto superare le Iene, evidentemente non hanno altro di cui parlare. Lui rosica tantissimo quando parlano male di Gesù. I soldi ce l'ha, certo, perché lui vive delle donazioni che gli fa la gente, e non sono pochi. Padre Pio non ha chiesto niente, no, Padre Pio è un po' più umile degli altri, diciamo che sulla scala gerarchica Padre Pio sta sotto, quindi non è che può pretendere statue o robe. Lo mantengono, come no, ecco, parecchi soldi, si è costruito una statua di marmo di Carrara di San Michele Arcangelo, hai visto che roba? Non è che l'ha pagata a 2 lire, Rosica, perché prima o poi lo sgamano e io tocca andare a lavorare. Ma i soldi non li può creare Dio, no, questo è l'unico potere a cui al Dio onnipotente manca, ecco, quello di creare i soldi. Quelli glieli dovete dare voi, funziona un po' così. Va bene figlioli, dopo questo tour nei fantastici deliri mistici di alcuni mistici che abbiamo visto, tra l'altro se ne trovate qualcuno, mandatelo, se ne trovate altri che sicuramente ci sono. Grande Luca, grazie del follow e benvenuto in chat. Troppi poteri che mancano, sì, effettivamente. Ma questi soldi aumenta le skill della reputazione tra credenti. Poi con Inciu ci trovano pure lavoro. Molto credibile, senza bisogno del CICAP. Allora, ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima, se finalmente riuscirò ad avere il condizionatore, torneranno anche i video. Altrimenti bisogna un po' aspettare, perché me squaglio tantissimo. Ci vediamo sabato prossimo, se ci riusciamo, con un video, altrimenti per non stare in silenzio butterò giù un podcast, altrimenti la Madonna gli ha chiesto anche di aprire un canale su YouTube, sì esattamente, quello l'ha chiesto anche a me, infatti se mi seguite qui su Twitch e non siete ancora iscritti sul canale YouTube, dove ci sono la maggior parte dei video, anche trovate anche le dirette che poi le riposto tranquillamente su YouTube, andatevi ad iscrivere al canale YouTube. Se volete potete anche entrare nel gruppo Telegram in cui si bestemmia allegramente su tutte le notizie clericabili, su Instagram e su Twitter. Sono finiti i social con cui sono? Sì. Tra l'altro ho visto che ci sono anche diversi preti che si sono aperti TikTok, tra l'altro anche il nostro fantastico Alberto Ravagnati, il vero prete simbolo del marketing del Vaticano sui social. Magari non lo so, magari se mi piace Skiribizzo ma apro TikTok pure io giusto per rispondere a sti mentecatti, però non lo so perché è abbastanza imbarazzante TikTok come social. Comunque niente, ci vediamo la prossima domenica, il prossimo sabato, se volete abbonarvi al canale Twitch per supportare tutti i miei lavori che sono principalmente su YouTube, mi fa piacere. Se vi abbonate con Twitch Prime e non pagate una lira, a me mi arrivano i soldi che li togliamo direttamente al colosso Amazon, che è anche una cosa abbastanza carina da fare. Va bene ragazzi, ci vediamo domenica prossima, link Telegram. Allora ragazzi, sotto qui al video di Twitch, se voi scrollate in basso, ci sono i link di tutti i social a cui potete iscrivervi per seguirmi. E c'è anche il gruppo Discord, che mi dimentico sempre, però c'è anche un gruppo Discord. Va bene. Vado a mangiare. Braciolata stasera.